Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus, quasi 100 i nuovi casi riscontrati oggi nella nostra regione, 97 positivi, portano il totale a 2.443, mentre i tre nuovi decessi fanno aumentare il numero complessivo delle persone che non hanno superato la malattia a 246. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Con 97 nuovi casi salgono a 2.443 i pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo. Tre i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a 246. I casi più recenti accertati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 1.113 tamponi. È risultato positivo l'8,7% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 72 su un totale di 1.042 tamponi, 6,9%. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 246 pazienti deceduti, più 3 rispetto a ieri. 255 sono i guariti, più 2 rispetto a ieri, di cui 178 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 77 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Del totale dei pazienti, 319 meno 5 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 43 più 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.580 più 96 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 25.436 test, di cui 17.877 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 233 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 553 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.042 alla ASL di Pescara e 615 alla ASL di Teramo. I 97 casi di oggi si riferiscono 1 alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 54 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 38 alla ASL di Pescara e 4 alla ASL di Teramo. È una storia a lieto fine, c'è, ce ne sono tante per la verità in questa emergenza Covid-19 e vede protagonista Simone Padula, uno dei più giovani malati affetti da coronavirus in Abruzzo. Il parrucchiere 23enne di Città Sant'Angelo si era ammalato lo scorso 22 di marzo. Ascoltiamo la sua storia nel servizio di Gioia Chiostri. È stato tra i più giovani pazienti affetti da coronavirus d'Abruzzo. Solo 23 anni e una grave reazione alla malattia del Covid-19. Ora Simone è guarito e da venerdì ha potuto far ritorno a casa, nella sua città Sant'Angelo. La storia è partita tutta con una semplice influenza che poi si è trasformata in una forte crisi respiratoria. Non sapevo esattamente quello che mi stava accadendo. Sentendo parlare anche i dottori e tutto quanto, avevo capito che avevo preso questo Covid-19, questo coronavirus. Quali lividi lascia questo virus sconosciuto e inedito per medici e pazienti? Quali ricordi restano nel fondo della coscienza dopo essere stato ricoverato con grave insufficienza respiratoria e intubato all'ospedale di Sulmona? Il momento più brutto che ho vissuto è quando dopo 2 o 3 ore di ospedale è entrata la dottoressa in camera e mi ha detto che dovevano intubarmi. Mi si è andata completamente la parola, però l'ho affrontata in maniera positiva con tutte le forze che avevo. Un quadro clinico grave il suo, poi però è tornato il sereno. Dopo un giorno intero che mi avevano addormentato, mi sono risvegliato a Sulmona. Lì ho capito che ero miracolato. Solo dopo avevo capito la gravità della mia situazione, quello che era. Dopo che mi hanno estubato e mi hanno messo l'ossigeno, sono stato lì per un paio di giorni. Poi mi hanno ritrasferito a Pescara perché le mie condizioni, insomma, erano molto migliorate. Dottori molto bravi, dove non mi hanno fatto mancare nulla. Per questo devo ringraziarli. E poi c'è stato quel giorno in cui mi hanno detto che dovevo essere dimesso, e lì è
è stata veramente una grande gioia. Simone nella vita è un parrucchiere, uno abituato al sorriso e allo spirito contagiosi, ma non preparato affatto a questo tipo di contagio improvviso e che fa paura. Sicuramente questa cicatrice di guerra scaverà un solco nell'anima di Simone, ma anche una consapevolezza in più. Si è ammalato il 22 marzo scorso, dopo quasi un mese, ha vinto il virus, ha vinto la malattia. Rientro a casa, è stato fantastico, emozionante per me e anche per i miei genitori. Invito anche i ragazzi della mia età di rispettare tutto quello che viene detto da esperti per non prendere questo virus, che è stato veramente veramente brutto. Mando sempre ancora un in bocca al lupo a tutte quelle persone che stanno combattendo ancora contro questo virus. In bocca al lupo a tutti. Da domani e per 9 giorni a Caldari, frazione di Ortona, sarà effettuato uno studio epidemiologico per cercare di capire la diffusione del coronavirus nella zona rossa. Previsti tamponi a tappeto alla popolazione e l'utilizzo dell'app ideata dall'IZS di Teramo, denominata Epic. Vediamo il servizio. Uno studio epidemiologico sulla diffusione del Covid-19 nella contrada di Caldari di Ortona, zona rossa, inizierà domani e per 9 giorni, sottoponendo a tampone e analisi sierologica circa 900 abitanti. Il progetto è stato voluto dalla Direzione Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti alla luce del tasso di prevalenza, ovvero del numero di positivi rispetto all'intera popolazione in osservazione a Caldari, pari a 1610 per 100.000 abitanti, mentre per il resto del comune di Ortona è di 161 per 100.000 abitanti, mentre per la provincia di Chieti il tasso è di 128 su 100.000 abitanti. I deceduti ad Ortona sono 8 e tutti domiciliati nella contrada di Caldari. Lo studio sarà realizzato in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e il progetto mira ad evidenziare potenziali soggetti asintomatici o paucisintomatici, cioè con pochi sintomi, in grado di trasmettere però l'infezione. L'intera popolazione sarà invitata su base volontaria e nel rispetto della privacy a installare sul proprio smartphone l'applicazione denominata Epic, che permette. C'è un problema sul servizio che contiamo di riproporvi tra poco in maniera corretta. Nel frattempo andiamo avanti con il nostro telegiornale. Altra zona rossa, quella al confine fra la provincia di Teramo e la provincia di Pescara. Migliora la situazione, ma l'allarme dei medici di base continua. L'assistenza ai malati cronici infatti sarebbe sospesa a causa dell'emergenza coronavirus e dunque scarseggiano i dispositivi di protezione individuale. Sentiamo Giuseppe Dintino. Fatto il cosiddetto lazzaretto, tra virgolette, perché tale è, si è arginato questa zona, senza un presidio, un'assistenza sanitaria che potesse essere all'altezza. Migliora la situazione nella zona rossa abruzzese, nell'ultima settimana nessun nuovo ricovero. Graziano Appicciutoli, però, medico di base di Castilenti, ci spiega le criticità. Per l'emergenza coronavirus non si è più in grado di offrire l'assistenza adeguata a chi soffre di altre patologie. È stato creato il lazzaretto. Ci stiamo preoccupando di una situazione emergenziale, come è giusto che sia, ma senza pensare al territorio e alla restante parte appunto delle patologie. Non è che le altre patologie vadano per l'appunto in ferie, ma esistono ancora. Ci siamo dimenticati ancora una volta che esistono tutte le altre patologie croniche abbandonate. Io le dico che ci sono pazienti abbandonati a loro stessi. Un paziente scompensato dal punto di vista cardiaco, se non lo prendi in tempo, nel giro di 3-4 giorni, quello arriva all'exitus, non c'è verso. Secondo il medico di base, la telemedicina non è ancora una strada percorribile, ma occorre attrezzarsi per sorvegliare adeguatamente i malati cronici. Un'auto medicalizzata, un'ambulanza con a bordo appunto il minimo sindacale che giri nella vallata sarebbe il minimo indispensabile, se non ipotizzare, come qualcuno già avrebbe fatto, ma la densità di popolazione forse questo non lo permette, un ospedale da campo, un mini ospedale da campo.
Altro problema, quello dei dispositivi di protezione individuale. I medici di base sono tra le categorie più esposte al rischio contagio e il dottor Picciutoli si è munito di maschera, mascherina, occhiale e tuta protettiva, ma questo materiale se l'è dovuto procurare autonomamente. A distanza di un mese e mezzo della situazione per l'appunto emergenza, noi non siamo stati forniti di nessun presidio sanitario idoneo, adeguato. Le uniche cose che ci sono pervenute è questa mascherina, non so se me la riesce a vedere, con quest'altra mascherina che direi quasi appunto una carta igienica, quindi ridicola. E siamo in grado di riproporvi il servizio che riguardava Ortona zona rossa con Caldari, soprattutto che è poi la zona rossa effettiva, frazione di Ortona, in cui verrà svolta un'attività di screening epidemiologico. Vediamo. Uno studio epidemiologico sulla diffusione del Covid-19 nella contrada di Caldari di Ortona, zona rossa, inizierà domani e per 9 giorni, sottoponendo a tampone e analisi sierologica circa 900 abitanti. Il progetto è stato voluto dalla Direzione Generale della ASL Lanciano Vasto Chieti alla luce del tasso di prevalenza, ovvero del numero di positivi rispetto all'intera popolazione in osservazione a Caldari, pari a 1610 per 100.000 abitanti, mentre per il resto del comune di Ortona è di 161 per 100.000 abitanti, mentre per la provincia di Chieti il tasso è di 128 su 100.000 abitanti. I deceduti ad Ortona sono 8 e tutti domiciliati nella contrada di Caldari. Lo studio sarà realizzato in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e il progetto mira ad evidenziare potenziali soggetti asintomatici o paucisintomatici, cioè con pochi sintomi, in grado di trasmettere però l'infezione. L'intera popolazione sarà invitata su base volontaria e nel rispetto della privacy a installare sul proprio smartphone l'applicazione denominata Epic, che permette di registrare in maniera anonima i contatti stretti che ciascun soggetto ha avuto negli ultimi 21 giorni con altri che utilizzano la stessa applicazione. Le persone che risulteranno positive, incluse quelle che lo sono già, saranno visitate con cadenza settimanale fino alla guarigione. Nel corso di ogni visita saranno prelevati tamponi nasofaringei e campioni di sangue ai positivi e ai loro familiari, così da comprendere meglio la dinamica degli anticorpi nelle persone infette, testando anche l'affidabilità della sierologia quale metodo per individuare persone immuni e non più infettanti. Novità sul fronte medico: secondo gli scienziati la mortalità dovuta a Covid-19 sarebbe causata dalla mancata coagulazione del sangue. L'eparina è il farmaco che potrebbe rappresentare la svolta nella lotta al virus. Non solo la prevenzione, ma anche la cura. Secondo le ultime informazioni dalla comunità scientifica, i problemi respiratori da Covid-19 sarebbero causati da trombosi dovute a problemi di coagulazione del sangue. Abbiamo notato che i disturbi coagulativi sono in corso di infezione da coronavirus, sono un evento chiave in tutto lo sviluppo della patogenesi, cioè dei problemi che si generano in corso di infezione. Cioè c'è un'attivazione rapida della cascata coagulativa che causa delle micro o macro trombosi, cioè delle trombosi dei piccoli vasi oppure delle trombosi di vasi più grandi, che poi possono causare ovviamente tromboembolia. Quindi alla base di questi problemi respiratori c'è un problema di coagulazione del sangue? Esatto, cioè si è visto che i pazienti che entrano con un valore elevato, esagerato, di questo bidimero hanno nel 76% una prognosi sfavorevole. Quindi è più frequente avere questa alterazione del bidimero in chi poi va a finire male. Ed è per questo che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha autorizzato la ricerca sull'eparina a basso peso molecolare, che è un anticoagulante. L'eparina è largamente utilizzata in Abruzzo da circa un mese, soprattutto sui pazienti più gravi. Questa eparina ha dimostrato di avere vari effetti, quindi non solo l'azione antitrombotica a cui siamo abituati, no? Che quando la usiamo
generalmente, che in questo caso ovviamente è utile perché si generano dei trombi, quindi sicuramente è utile questa azione antitrombotica. C'è anche un'attività dimostrata di questa eparina su un settore dell'immunità che si chiama complemento, quindi diciamo ha anche un ruolo antinfiammatorio, cioè incide sulla cascata infiammatoria, e poi è dimostrato che ha un ruolo diretto sulla famosa interleuchina 6 che avete ormai imparato a conoscere, che è il mediatore, è uno dei mediatori principali della infiammazione. Questa interleuchina 6 che nel polmone genera il disastro, questa tempesta è stata chiamata immunitaria, quindi verrebbe inibita questa interleuchina 6 dalla eparina a basso peso molecolare. L'utilizzo precoce di questa eparina nei casi di difficoltà respiratoria quindi ha dimostrato di dare un vantaggio e di ridurre la mortalità ed alcuni parametri di insufficienza respiratoria che sono molto importanti. Come ultima, diciamo, come ultimo valore aggiunto, questa eparina ha dimostrato già da parte di altri virus, comunque ha dimostrato di avere un ruolo antivirale diretto, significa che interferisce direttamente con il virus. Visita dei dirigenti dell'ASL di Pescara questa mattina presso il Covid Hospital di Penne. L'incontro è stato voluto per capire insieme all'amministrazione comunale quale può essere il futuro del nosocomio già a partire dalla fase 2 dell'emergenza. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Una delegazione della direzione sanitaria della ASL di Pescara nella mattinata di oggi ha effettuato un sopralluogo con tanto di riunione preliminare presso l'ospedale San Massimo di Penne. Il punto all'ordine del giorno fa chiarezza su quello che potrebbe accadere all'interno del presidio ospedaliero una volta entrati nella fase 2 dell'emergenza sanitaria in atto. Alla riunione anche il comitato ristretto dei sindaci, che punta sull'obiettivo di dare la giusta ricollocazione al San Massimo una volta usciti dall'emergenza. Di fatto l'apertura del nuovo Covid Hospital di Pescara porterebbe ad un alleggerimento della pressione venutasi a creare presso il San Massimo, liberando 27 posti letto messi a disposizione nell'ex reparto di geriatria. Il tutto servirebbe a garantire al nosocomio Vestino, il quale ha ben attutito il colpo durante l'emergenza, innanzitutto il mantenimento dei 4 posti di rianimazione riattivati nel mese di marzo e di conseguenza una certa libertà per poter tornare ad operare dopo la momentanea riconversione in Covid Hospital. Sicuramente la nota positiva emersa dall'incontro di questa mattina è una volontà aziendale di riavviare le funzioni del San Massimo, soprattutto quelle dei reparti di chirurgia ed ortopedia ormai ferme da più di un mese. Per far sì che tutto questo avvenga ci sono alcune condizioni che ad oggi sembrano essere fondamentali. Innanzitutto sapere se sul territorio comunale di Penne sarà prorogata la zona rossa, poiché bisognerebbe comunque concedere un minimo di libertà agli spostamenti di pazienti ed operatori sanitari. E poi capire quali sono i tempi di attesa per l'apertura del nuovo Covid Hospital di Pescara. E l'ospedale in questo momento è un perno, è un punto fondamentale per noi. Che cosa noi ci auspichiamo e chiediamo con forza? Intanto che appunto regga bene in questo momento, ma che nell'immediato sia potenziato, siano ripristinati i servizi che erano servizi già molto ben avviati a Penne. Non dimentichiamo che l'ortopedia e la chirurgia erano reparti che funzionavano molto bene grazie alla professionalità di tutti gli operatori, ma questo non basta, perché adesso dobbiamo andare avanti e si devono mettere delle buone basi, indipendentemente poi dalle epidemie, perché non è che tutte le patologie sono esistenti, non è che in questo momento l'attenzione è chiaro che viene riversata sul Covid, ma nel frattempo ci sono le altre patologie che vanno avanti, altri pazienti che in questo momento magari in patologie minori nelle quali non occorreva questo intervento così immediato sono stati trascurati. Questo non può essere, e quindi solo avendo un presidio ospedaliero che possa gestire anche le patologie minori, le patologie croniche, quindi tutti i reparti che noi avevamo devono essere riattivati, potenziati e studiare anche un eventuale. Noi avevamo già chiesto con forza l'ospedale di base sede di pronto soccorso e quella continua a rimanere la nostra tesi.
E adesso continuiamo il nostro telegiornale andando a Villa Santa Maria, dove il sindaco Pino Finamore chiede a Regione ed ASL di Chieti tempi rapidi per i tamponi. A Villa ieri è stato registrato un decesso per Covid. Vediamo. La Regione, come tutti sapete, ha comunicato un decesso a Villa Santa Maria per Covid. Purtroppo abbiamo perso una cara concittadina in questo tragico momento. Una delle riflessioni che faccio è che purtroppo la sanità non sempre è in grado di risolvere i problemi, come in questo caso, anche se mette molto impegno. E una delle problematiche che riscontriamo noi sindaci e anch'io è quella della velocità nel sapere, nell'avere notizie. Quindi diciamo che sotto il profilo della comunicazione siamo molto molto indietro. Noi avremmo il desiderio di poter sapere le notizie in tempo reale, questo non avviene, soprattutto con i tamponi che vengono effettuati, arrivano molti giorni dopo. E quindi per noi è difficoltoso anche poter mettere in quarantena quelli che sono i familiari o le persone vicino al cittadino in presenza di un tampone positivo. Più volte ho richiesto via mail alla ASL di poter effettuare tamponi nella nostra residenza assistenziale, e nonostante ci siano delle circolari ben precise che dettano questa esigenza, non sono stati ancora fatti. E quindi c'è qualcosa che non funziona in tutto questo sistema, non devo dirlo solo io, non lo dico solo io, però è certo che bisogna migliorarlo per fare in modo che non dilaghi questa emergenza. Noi sindaci siamo in grado di trovare soluzioni a moltissime cose, siamo in grado di organizzarci da solo per quanto riguarda con la protezione civile, H24, nel poter arrivare nelle case dei più deboli, nelle persone bisognose, ma sotto il profilo degli esami bisogna che la Regione, quindi di conseguenza le ASL, abbiano la possibilità di far sapere in tempo reale ai sindaci quelli che sono gli esiti dei tamponi. Basterebbe una semplice telefonata, al posto di aspettare giornate e giornate e giornate, una PEC o una mail. Il sindaco di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica dopo non aver ricevuto risposta né alla diffida inviata a Regione ed ASL il 13 di aprile, né all'ordinanza con la quale chiedeva che venissero rilasciati in 24 ore i risultati dei tamponi già effettuati e che venissero fatti a tutto il personale e i pazienti del presidio ospedaliero di Guardia Grele. Ho provato in tutti i modi ad interloquire con Regione Abruzzo ed ASL, dice Dal Pozzo, e in cambio ho avuto solo silenzio. Mi trovo costretto in una battaglia assurda per ottenere risposte in tempi normali rispetto alla richiesta di conoscere gli esiti dei tamponi somministrati a parte del personale del nostro ospedale. In altre parti d'Italia si hanno questo tipo di responsi, visto il personale fortemente a rischio, in 4 ore. Noi aspettiamo da ormai 7 giorni, queste le parole di Dal Pozzo. Il primo cittadino si dice dunque arrabbiato e preoccupato di fronte a un problema così serio e al timore di conseguenze pericolose. Aggiunge: ho ricevuto una lettera dal distretto che può solo dirmi di avere sollecitato e svolto attività di sanificazione e divisione del personale, una telefonata dalla Regione che mi dice che poco si può fare visto che mancano i kit per i tamponi, e a cose fatte una chiamata della direzione sanitaria della ASL che non può darmi nessuna rassicurazione. Per il resto, conclude Dal Pozzo, non c'è alcun riscontro. C'è stato il tempo per un comunicato stampa dell'assessore regionale Febbo, che mi accusa di non fare nulla e di pubblicare editti, quando invece, conclude il primo cittadino, dovrebbe occuparsi di fare atti e magari dare risposte a chi come me e altri sindaci è sul campo ogni giorno per raccogliere le preoccupazioni dei cittadini.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale, cambiamo argomento, ci spostiamo a Teramo. Dopo l'emergenza sanitaria arriva quella sociale, sono state presentate 1000 richieste per i buoni spesa per oltre 200.000 euro. C'è una nuova povertà che purtroppo avanza ed è costituita da tante coppie giovani con lavori precari che hanno più difficoltà degli altri per tirare avanti. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Cresce il numero dei poveri a Teramo. Il Covid non ha creato solo l'emergenza sanitaria, ma anche quella sociale. 1000 le domande presentate all'amministrazione comunale per ottenere i buoni spesa, moltissime via WhatsApp, con un esborso che toccherà all'incirca i 200.000 euro. Fino ad oggi sono state liquidate 673 istanze, di queste 245 arrivano da single oltre 60 anni, 145 da famiglie composte da 3 persone, 104 da nuclei familiari con minori e 183 da famiglie particolarmente numerose. La quasi totalità di queste persone è la prima volta che chiede aiuto. È la fotografia della nuova povertà a Teramo al tempo del coronavirus. Tanti giovani padri e madri, quasi sempre precari, non hanno più soldi per la spesa e tra un po' la situazione potrebbe anche aggravarsi coinvolgendo affitti e bollette. C'è grande preoccupazione nelle parole dell'assessore comunale al welfare, Ilaria De Santis. Purtroppo sono notando, e mi auguro comunque che sia una povertà temporanea, che c'è questa fetta nuova, questa nuova panoramica che possiamo fotografare post-Covid, di una serie di famiglie che non hanno mai avuto contatti con i servizi sociali e comunque con altre realtà di volontariato come la Caritas, quindi non sono loro assistiti, che hanno presentato la domanda. Questo mi fa comprendere come tutti quei nuclei giovani non riescono attualmente a sostenere la propria famiglia proprio perché magari facevano dei lavori a contratto giornaliero oppure comunque contratti erano dei precari e che quindi attualmente non riescono ad avere delle entrate tali da permettere anche di fare la spesa. Parliamo quindi di cibo, ma domani se si dovesse aggravare questa situazione dovremmo iniziare a parlare anche di bollette, di affitti e di tutte quelle spese che quotidianamente le famiglie devono sostenere. Io mi auguro in una ripresa al più presto delle attività, cercando magari di mantenere naturalmente le prescrizioni che ci sono state imposte. Nel sostegno alimentare procede spedito anche il COC di Teramo, che fino ad oggi ha consegnato 870 pacchi contenenti beni a lunga conservazione, mentre per il periodo di Pasqua sono stati distribuiti anche 500 uova di cioccolata, 300 colombe e tanti giochi da tavola per i bambini. Opposizione all'attacco della giunta regionale dopo la decisione di aumentare lo stipendio dei dirigenti. Polemica anche sui soldi destinati alla comunicazione sul coronavirus. Vediamo. E polemica dopo che la Regione ha rimodulato lo stipendio di 53 dirigenti. Un atto già da tempo predisposto, ma le opposizioni vanno all'attacco. Siamo almeno riusciti a impedire, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che aumentassero gli stipendi dei direttori. Grazie al mio intervento, al mio contributo, come ho detto io, smascherati, hanno fatto marcia indietro. E rimane qualcosettina per i dirigenti, ma io direi che è rilevante, cioè il grosso è quello dei direttori che avrebbero preso qualcosa come da 54.000 a 70.000, quindi 16.000 euro in più l'anno. Questo gridava vendetta, era una situazione veramente allucinante e come ho già detto siamo riusciti a farli tornare indietro, però la delibera è pasticciata perché comunque le immagini, c'è una delibera precedente che riconosce questa somma, poi una delibera che va a stralciarlo anche in maniera poco carina, quindi qualcuno potrebbe anche accampare qualche diritto, perché non è che prima fai una delibera che riconosce qualcosa e poi la lasci produrre effetti per qualche giorno e poi mi fai uno stralcio, quindi la situazione è abbastanza preoccupante. Si poteva aspettare, fare le cose con più calma. L'assessore regionale al bilancio Guido Liris si difende. Rispetto al passato, ha dichiarato Liris, sui compensi stiamo risparmiando 1
milione e 300 mila euro. Questo fondo è stato è diminuito da 5 milioni e 9 a 4 milioni e 6. È un fondo che è destinato comunque soltanto a questo fine, è vincolato a questo fine ed è stato rispalmato su dirigenti e direttori dopo che è stata compiuta un'opera di riorganizzazione, quindi è stata quella di portare da 96 dirigenti a 80 dirigenti della nostra pianta organica e della nostra organizzazione del sistema regione. E ricordiamo anche che abbiamo apportato una modifica e una riduzione degli uffici da 531 a 5 330 a 301 uffici, quindi stiamo parlando di un risparmio che non è stato apportato a discapito di altre attività regionali, ma è un fondo vincolato che è stato rispalmato su dirigenti e direttori. Altra polemica riguarda i 100.000 euro disposti per la comunicazione, 25.000 per ogni ASL, ma secondo le opposizioni questa spesa non era necessaria. Le 4 ASL ancora una volta per comunicazione istituzionale sul Covid, ma non c'è bisogno di fare nessuna comunicazione istituzionale, dare i soldi all'esterno per comunicazione istituzionale. Uno, perché abbiamo degli uffici stampa interni corposi intanto, attenzione, di persone che prendono i soldi. E poi c'è un altro ragionamento da fare, la comunicazione istituzionale sta facendo bene il governo e il ministero. E l'Iris rassicura, vigilerò, ha dichiarato l'assessore, su come verranno ripartiti e utilizzati questi fondi. Se la popolazione è messa a conoscenza di tutto quello che sta succedendo, reagisce bene, capisce quello che deve fare e capisce anche i limiti che purtroppo sono fissati per legge nella capacità di libertà personale. Certamente sarà una mia premura andare anche a vigilare, a verificare da amministratore che si seguono dei criteri oggettivi. Nella nostra regione ci sono diverse aziende che hanno parzialmente riconvertito in maniera temporanea le linee produttive per fare le mascherine. Tra queste la Mario De Cecco Confezioni, che ieri sera ha donato 5.000 mascherine al comune di San Giovanni Teatino. Saranno messe a disposizione delle famiglie più in difficoltà, come ha annunciato il sindaco Luciano Marinucci. Vediamo. Oggi ci ha consegnato 5.000 mascherine. Puoi illustrare i dati tecnici della mascherina. Noi queste 5.000 mascherine le conserveremo al servizio sociale del comune, che le distribuirà alle persone di cui hanno veramente bisogno, insomma, anche perché San Giovanni Teatino, voglio ricordare a tutti che ha 15.000 abitanti, quindi una fornitura a tappeto sarebbe difficile. Io vi ricordo che ho fatto già una richiesta alla Regione Abruzzo che ne aspetta 200.000 già ordinate, quindi se mi consegnano le 15.000 sicuramente ci sarà anche l'imbarazzo di doverle consegnare a chiunque. Però nello specifico dobbiamo dare le esigenze particolari, quindi noi grazie a questa donazione e attraverso i servizi sociali, con i buoni spesa e con i pacchi spesa che ogni giorno continuiamo a distribuire alle persone che sono entrate in difficoltà in questo momento, al contributo di 15.000 euro che abbiamo messo nel nostro bilancio, ringraziamo Mario De Cecco e Gian Piero della sua generosità, perché è un'azienda che ha fatto sempre tanto. Il suo logo è presente in tutte le attività del territorio, sia sociali, culturali che sportive. Quindi a Gian Piero lo ringrazio a nome di tutti, nessuno escluso. Questo è il campione della mascherina, prego di fare a Gian Piero e così spiegherò questa mascherina. Allora, questa mascherina è un tessuto TNT, tessuto non tessuto, di un prodotto italiano, parliamo di un tessuto italiano, è fabbricato in regolare nei nostri stabilimenti, Italia, quindi 100% made in Italy. È una mascherina che si può utilizzare 5 volte, è sanificabile, si può mettere sia al forno al caldo oppure con un po' di, diciamo, di un prodotto, lo spirito, il famoso spirito disinfettante, e poi lasciarlo asciugando. Quindi tutto qui. Usatelo, fate un buon uso. È tutto per questa edizione del telegiornale. Il prossimo appuntamento è alle 23. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.